Ciao a tutti, bentornati sul canale Umarts Channel, io sono Umberto e... Benvenuti in questa nuova location fatta così un po' a studio televisivo, spero vi piaccia l'idea. Oggi è lunedì, quindi scopriamo insieme le creazioni in resina, spero vi piacciono perché ne abbiamo fatte un bel po' e ne ho fatte anche io qualcuna dopo che è finita la live di venerdì pomeriggio. Quindi, bando alle ciance, spero vi piaccia tutto, spero vi piaccia questa cosa un po'. Buonasera, benvenuti al telegiornale delle 19, scherzavo. ci sta un po', mi piace molto questa location, molto, è più figa secondo me, è molto migliore, si può dire. Detto questo andiamo a scoprire un po' di basi in resina che abbiamo fatto, ve lo ripeto, e soprattutto questi che non vedo l'ora di scoprire insieme a voi e di decorare poi dopo, perché sarà molto molto lunga, ma li vedrete decorati in seconda sede, in un altro video. Poi, siccome avevo il pigmento Dark Force, non l'ho mai usato sulle mie ali, queste qui, non vedo l'ora di farvi vedere come sono venute, sono troppo felice ed estasiato, speriamo bene. Finger crossed, forza, scopriamo insieme. Bene, 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 so che siete curiosi di vedere tutte le creazioni, quindi adesso ci andiamo subito a sbrigare. Direi di mettere le ali per ultime, perché questo pigmento è eccezionale. Anche questi li metterei per ultimi, perché anche questi voglio, sono curiosissimo di vedere come sono venuti. E andiamo a scoprire subito due basi che ho fatto dopo la live con il pigmento Dark Force, che ho deciso di utilizzare dopo. Ragazzi, guardate qui, è uno dei pigmenti più belli che io abbia mai visto nella mia vita. È qualcosa di così cangiante e camaleontico, cambia colore di continuo, è eccezionale. Io lo adoro come base, come tutto, è proprio il colore della vita, anche se è dark. Poi andiamo a vedere un altro stampo che ho già aperto a tema Harry Potter, Expecto Patronum, dipinto con dei piccoli pigmenti appunto Expecto Patronum di Sparkle Treasure Shop, e fa un effetto veramente eccezionale. Qui possiamo andare col pigmento a fare con il dito, a schiacciare nelle zone queste qui opache, non in queste lucide, e vedete che il pigmento rimane assolutamente in questa zona e poi lo possiamo andare a fissare con un fissante. Eccezionale, bellissimo, non vedo l'ora di farci una creazione vicino, perché ci vuole. Abbiamo un altro stampo che ho fatto sempre con il Dark Force, molto particolare questo stampo, bellissimo fatto col Dark Force, ci sta tutto, fantastico. Che bello, abbiamo la H di Hogwarts, come vedete appunto dal riflesso, fantastico, eccezionale. E poi abbiamo queste sbarrette qui che possono essere utilizzate appunto per, non so, per crearci qualcosa su qualsiasi cosa, bellissima, stupenda. Ho le mani già sporche di pigmento, ma perché me la sporco lo stampo, stupendo, guardate qui. Cambia colore, viola, blu, celeste, eccezionale, Dark Force Forever. Siccome gli stampi non sono ancora catalizzati totalmente, li ripoggio sullo stampino in modo che rimangano belli piatti. Andiamo avanti con i cristalli, che non so come sono venuti. Questo qui era proprio uno scarto di tutto, non so cosa sia uscito fuori, ma sinceramente non sono molto fiducioso, perché ho mischiato due colori, uno più pesante, uno più leggero. Vabbè, era come lo volevo io. Cioè, il rosa è rimasto su e si è sfumato. Come ho detto in live, basta mettere il colore più pesante appunto col pigmento sotto, poi il bianco molto lentamente, e col stuzzicadente ci andiamo a tirare un po' di colore, questo qui fucsia in questo caso, da sotto, e viene sfumato perfettamente. È stupendo come cristallo. Oh mio Dio, fantastico. L'autore, anche gli altri, ho usato questo effetto. Infatti adesso andiamo a vedere gli altri cristallini qui dentro. Quanto è bello il rumore dei cristalli, diciamoci la verità, quando escono dagli stampi. Oh my gosh, cioè è stupendo, è spettacolare, no, non ci posso credere, fantastico. Guardate questo nero, questa è tutta resina, sporco di colore e resina che non va via, scusatevi. Vediamo gli altri, sono troppo, no vabbè. Ce la posso fare. Vediamo quelli che spuntano fuori più facilmente, ce la posso fare, ma gli altri, abbiamo un po' di scartini su, togliamoli perché danno proprio fastidio. Fantastici. O come dicono i bimbi, fantastici. Cioè, guardate, c'è un'anima fucsia all'interno, bellissima, proprio come la volevo io. In alcuni è scesa un po' troppo avanti ed è rimasta lì, in altri è rimasta perfettamente all'interno, un po' avanti e un po' dietro. Fa dei giochi di luce con rosa spettacolari. Poi questo colore fucsia che ho creato l'altro giorno in live, proprio così. No, guardate qui. È qualcosa di magico, la magia con 8G. Adesso li mettiamo tutti, li tiriamo fuori tutti insieme. Resistono a qualsiasi stress. Ce l'ho fatta.
Guardiamoli tutti insieme. La magia totale. Oh mio Dio, sono stupendi. Wow, non ci posso credere, sono stupendi veramente. Poi andiamo a vedere le bare. Non vedevo l'ora di cacciare fuori queste bare super olografiche e colorate. Vediamo un po' come sono spuntate fuori. È tetra, è blu. Questo l'ho fatto con il colore Maleficent, se non erro, dei colori di Sparkly, con un po' di glitter all'interno. Infatti si vedono tutti in controluce ed è spettacolare questa cosa. Guardate qui che giochi di luce. Sembra prendere proprio... sembra accendersi, cioè il dietro è fantastico, quindi pure se vi si girerà il ciondolo addosso avrà comunque un effetto fantastico, sembra una notte stellata, spettacolare, cioè senza parole, bellissima. Andiamo a vedere subito l'altra. Questa è molto trasparente, infatti l'ho lasciata proprio apposta così, cioè giochi di luce eccezionali anch'essa. Dovrebbe avere l'Expecto Patronum all'interno come colori base e poi ci ho messo quella resina, se vi ricordate venerdì, questa piena di questi flakes Geode Slush Indigo, ecco il nome, lo sono ricordato, spettacolari. Ma adesso andiamo a vedere il colore, quello che è uscito a culo, perché non l'ho creato proprio per... oh, la bara fucsia, ragazzi, guardate che belli riflessi, dai, guardatela, c'è dietro, spettacolare anche dietro, guardatela. Se volete renderla più lucida, ma a me piace opaca perché questo effetto matto è giusto per le bare, comunque dovrebbe dare l'effetto del legno. Se volete renderla più lucida basta una passata di resina UV e la mettete sulla, sotto la lampada, credo dovrebbe andare abbastanza bene, proprio un velo di resina UV e ce la fate con un pennellino e state a posto. Cioè no, vabbè, queste bare proprio hanno fatto il trio, cioè il più chiaro così, questo è il più scuro alla fine. Spettacolo, guardate qua, una magia totale. I cristalli li poggiamo dentro. Che ve lo dico, fa anche come poggia cristalli, vanno bene le bare, cioè perfetti. Cioè si può fare anche una creazione, la bara che porta via, cioè contiene i cristalli, così. Fantastica. Fantastica. Ok, adesso andiamo a vedere le mie basi originali che abbiamo fatto sempre in diretta venerdì pomeriggio. Vediamo un po' la prima. Io non ricordo cosa ci ho messo, ma se volete saperlo andate in diretta sul video della diretta. Se volete fare questi effetti li trovate sicuramente lì, i consigli adatti. Questo stampo sta venendo via, lo sto mangiando. Wow, che spettacolo. Cioè sembrano proprio degli amuleti di tipo magica con 3G. È un amuleto magico, fantastico. Qui sotto, perfetto, risplendono. La zona dove sono le pietre qui risplende perfettamente e sono troppo felice di questa cosa. Andiamo a vedere subito le altre. Mamma mia, mamma mia. L'Expecto Patronum non sbaglia mai un colpo, ragazzi. È uno dei pigmenti più belli che abbia mai visto, mixato con il Blue Note dei pigmenti perlati della Resin Pro. Cioè, non ho parole. L'Expecto Patronum, ragazzi, è eccezionale. Guardate qui, è pietra magica. Altre tre basi. Questa siamo sul verde. E questa è proprio la natura totale, è la natura, guardate che bei verdi che ci sono. Il tronco è venuto perfettamente anche qui, mi piace un sacco l'effetto ramato, marroncino, dorato che c'ha, perché sembra un tronco magico. E i verdi sono un qualcosa di... mamma mia, cioè guardate, brilla tutto, sto scioccato. Qui la parte scura si è infilata un po' fino a giù, quindi andiamo a vedere un po'. Ciaone. È incredibile, guardate i blu e i viola mixati insieme, che cosa hanno fatto venire fuori. Io adoro giocare con i pigmenti, mi dovete perdonare, ma magari dico sempre le stesse cose o faccio gli stessi stampi, ma ogni volta i colori mi fanno vedere cose nuove che io non immaginerei mai. Andiamo con l'ultimo. Oh, fantastico. Questo invece è più glicine viola con il pigmento, se non sbaglio, o Molly o Ninfa d'Oro, non ricordo benissimo, con il viola perlato della Resin Pro. Invece questo qui sotto è degli Sparkly Treasure Shop. E no, vabbè. Cosa importante adesso, andiamo a vedere uno stampo del quale ho fatto praticamente un esperimento con voi, ossia la resina trasparente con i Geode Slush Indigo e il pigmento quello di fucsia con i quali ho creato gli occhiali di luna e la bara fucsia, e ho mixato tutto insieme perché non... ho detto no, io ci devo provare, devo vedere cosa spunta fuori e vedremo insieme in diretta, cioè adesso sul video, vediamo un po', io sono troppo curioso, già vedo dei cristalli rosa fucsia bellissimi, mio Dio. Vabbè, state già vedendo la magia. Vado, vado, vado. No. Cioè, ragazzi, sembra il cristallo di luna. Cioè, anche gli altri, quelli di... il cristallo d'argento è argentato, quindi è bianco trasparente quello di Sailor Moon.
Ma questo è qualcosa di... non lo so. Entriamo nel cristallo. Entriamo, entriamo. Nel particolare, guardate qui i colori come sono andati a finire nei cristalli. Io sono scioccato. Guardate qui i riflessi che fa. E stavolta mi sono muti quasi tutti i cristalli perché è difficilissimo riuscire a fare questo stampo perfetto. Però è eccezionale, mamma mia. Questo lo trovate... prossimamente lo troverete su Freak Emporium quando appunto a gennaio riaprirà i battenti e senza parole. Guardate qui. È un qualcosa che io non ho mai visto come colori e sfumatura da nessuna parte. Sono felice di averlo fatto. Yeah! Stupendo! Finalmente ci siamo! Vogliamo scoprire insieme le ali di Fata, che vi ricordo ho creato io da zero. Questo è un mio stampo, non è in vendita da nessuna parte. Direi di cominciare. Quest'ala purtroppo già mi è venuta fuori, ma non ti scoprirò per prima, scordatelo, perché hai fatto la prepotente. Devo scoprire prima quella grande. Andiamo a vedere come sono venute fuori. Mio Dio. Cioè... ovviamente, allora, il Dark Force funziona meglio sul nero, questo già lo sto constatando. Quindi magari andrei a fare una seconda... altri paia d'ali col nero di fondo. Però giustamente le ali, essendo comunque trasparenti, per quelle delle fate, almeno quelle che voglio fare io, sono comunque fatti con la resina chiara. Quindi diciamo che con lo scuro... il Dark Force prende più colore, vedete, ha più riflessi, ma con la trasparenza ne perde tantissimi. Quindi magari direi di fare una splorata di Dark Force di nuovo qui, in questi punti, mettere la resina UV, oppure sotto andare a spennellare con un po' di nero acrilico, non lo so, non ne ho idea. Quindi immagino comunque non sono venute benissimo come volevo o immaginavo, però dovevo aspettarmelo, dovevo colare direttamente la resina nera, ma non l'ho fatto. Cretino. Le ali le sto facendo sempre più sottili, proprio come voglio io, come mi ero preventivato all'inizio di questo progetto di ali di fata gigantesche. Io poi gli scarti devo toglierli subito. Questa già si vede un po' di più. Guardate, infatti già si vede molto di più l'effetto. Vabbè, qua si vede abbastanza perché forse ne ho messo tantissimo. Quindi quando andiamo a mettere molto Dark Force, anche con la resina chiara, trasparente, l'effetto viene bene. Perché qui c'è, quindi ho messo molto di più anche in questa parte qui. Infatti sì, c'è qua proprio uno scartone, il super scarto lo chiamerei. Bellissimo. Stupendo. Bello, bello, bello da capogiro. Ok, le nostre ali di fata gigantesche e viola. Ah, vedete, guardate, guardate sullo sfondo nero quanto sono belle. Sullo sfondo scuro, insomma, già fanno una loro figura. Eh sì, direi proprio di sì, fanno proprio un'altra figura. Andiamo avanti con l'ultimo scopriamo. Spostiamo le nostre alucce. E abbiamo finalmente gli occhiali di Luna Lovegood. Andiamo a prendere le stecchette prima. Sono troppo curioso di vedere come sono venute. Cioè, stiamo scherzando? È bellissimo questo colore. È bellissimo. Ovviamente vi ricordate la chiavetta sta a significare che questo è un progetto originale di Freak Emporium e Sparkle Treasure Shop. Non mi scorderò mai di dirlo, non mi scoccerò mai di dirlo. La parte dove non ho molto, diciamo, mischiato i colori è bellissima perché sono apparsi dei pois fucsia fantastici, proprio molto molto magici. Quindi mi auguro la stessa. Esatto, la stessa cosa è accaduta qui. Che figata pazzesca. E poi abbiamo finalmente la parte centrale, appunto, dove andremo a mettere i. Cioè, no, vabbè, ragazzi, è bellissimo. Sono stupendi! Ragazzi, sono stupendi, li adoro, sono venuti da Dio e sembrano proprio quelli di Luna. Guardate come sono super, super, super olografici, cangianti, chameleon, hanno tutto l'oro, tutti i pigmenti all'interno che ho utilizzato, questi qui sono quelli flakes dei cattivi della Disney, dei villains, un po' di pigmento perlato, un altro metallico, avete visto il mix che ho fatto venerdì, è uscito questo fucsia esagerato. Sono senza parole! Bene, bene, grazie mille per essere stati con me anche questa volta. Abbiamo scoperto tantissime cose, spero vi siano piaciute e spero ne faremo ancora tantissime. Il prossimo appuntamento col canale è mercoledì, non vi dimenticate, appuntatelo sull'agenda, nella sveglia, fate quello che volete. Ricordatevi, mercoledì alle 18:30-19 uscirà il mio tutorial Fimo di un nuovo personaggio che farò sempre in collaborazione con Inna Creations. Ci vediamo mercoledì, non mancate. Grazie mille. Acchiappateville! Ma io come faccio a fare acchiappateville fino là fuori? Aspetta, ce la posso fare. Acchiappateville, ciao! Urca!
Gesù, ma io vedo i Gorgo Sprizzi. Lo so che ve l'aspettavate, io indossassi gli occhiali di luna, lo so come la morte si cura come la morte.